Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show. Siamo tornati con Assassin's Creed Odyssey e siamo tornati con una puntata registrata di notte. Però ragazzi, l'importante è supportare questa serie che sta andando benissimo grazie a voi. Ho un sacco di risposte da darvi perché sto leggendo i commenti. Ma intanto, nell'ultima puntata avevo detto che avremmo iniziato con Ippocrate. E invece no ragazzi, non so più che dire. L'isola della sfortuna, ci troviamo qui, che è praticamente l'isola di Xenia, la donna amica di Aspasia, che appunto ci ha indirizzato da lei. Stiamo, vi ricordo, cercando nostra madre. E io sono proprio qui, sotto il posto dove probabilmente incontreremo questo personaggio. Comunque dove ci segna la mappa. Avete visto? Ci sono dei personaggi penzoloni. Ecco, già pure questo non depone a favore. Dei, pietà! Tu vorresti pietà? Chi commercia gli schiavi sulla mia isola verrà marchiato come uno schiavo a sua volta e spedito in Attica in pasto al sistema dal quale voleva trarre profitto. Portate via questo rifiuto. Credevo che tutti i pirati fossero schiavisti. E tu saresti? Mi chiamo Alexios. Bene, Alexios. Tutti pensano anche che amiamo uccidere. Allora dimmi perché non dovrei ucciderti qui e ora. Parole forti, ragazzi. Parole forti di una donna molto strana, perché non ci riusciresti a uccidermi. Però sono soft. Qui per incontrare la grande pirata Xenia. Andiamo soft, ragazzi. Sei tu, vero? Mi piace come suona. Ma cosa vorresti fare dopo avermi trovata? Sono qui per fare un patto. Entrare nella mia città e uccidere i miei seguaci è un modo strano per stringere un patto. Non credo che mi avrebbero lasciato passare. E sai, io non ho tempo da perdere. Allora parla. Sto cercando una donna. Lasciò Sparta quando ero piccolo. Mi servirà qualche altro indizio, Alexios. Ha delle voglie sul braccio, che formano la costellazione dell'Aquila. Questa è un'informazione su cui posso lavorare. Chi è esattamente questa donna? Ragazzi, è la solita Maria per Roma. Diciamo che questo posto, ragazzi, è un po' pericoloso. Per quello ho ucciso qualche guardia prima di arrivare qui. È mia madre. Non la vedo da quando ero piccolo. E così la tua missione è trovare la tua famiglia? Una cosa del genere. Allora la tua strada non sarà semplice. Beh, ho preferito, ragazzi, dirgli la verità, perché questa non mi sembra una che va tanto per il sottile. Se gli avessi detto è una criminale, no. È stata Aspasia a mandarmi da te. Aspasia? E perché l'avrebbe fatto? Aspasia. Ha detto che forse avevi informazioni per aiutarmi nella mia ricerca. Puoi avere qualsiasi cosa al giusto prezzo. E quale sarebbe il prezzo? Considerando che hai fatto a pezzi i miei uomini, ritengo che tu sia in debito con me. Ragazzi, non... Porca miseria, 17.000 dracme. Non so se questa cosa sarebbe successa lo stesso. A che ti servono così tante dracme? Ho una città e delle persone da proteggere. La guerra non mi interessa. Voglio solo assicurarmi che non arrivi qui da noi. Non ho ancora le dracme, ma tornerò quando le avrò. Non c'è fretta. Se ti serve lavoro, parla con la mia gente in città. Sono certa che a molti serviranno. Un pirata ti aiuta solo in cambio di una barca di dracme. Se voglio pagarla, devo trovare. Sì, insomma, raga, non possiamo scappare. Il possente. Glieli devo dare. Non glieli volevo dare, ma glieli devo dare. Ecco, tieni. È un piacere fare affari con te. Dacci tua. Quanto tempo ti serve per avere le informazioni che cerco? Ma io le ho già. Ma vai! La tua Mirine ora si fa chiamare Fenice. Iniziò come membro della mia ciurma, ma ci ha lasciati non molto tempo fa. No, vabbè, raga, l'abbiamo trovata. E poi vedete il bello che come si ricongiungono le stories, ecco. Le stories, sì, vabbè, ciao. Vabbè, raga, è tardi, non sto capendo niente. Supportatele con un bel mi piace. Questo video un po' notturno. Ceo è la tua casa. Ma questa non è la mia vera missione, il mio scopo. Potresti non trovare mai quello che cerchi, Fenice. Potrei, ma io non mi fermerò. Sei un eccellente pirata. E tu sei un'amica ancora più grande. Ricordati di me. Ragazzi, guardate il braccio di nostra madre. Nasconde quella voglia che ha detto lui? O potrebbe essere un sintomo?
C'è un sintomo, vabbè, un campanello, insomma, eh? Ha fatto parte della tua ciurma? Sì, per un po'. Perché se n'è andata? Era troppo interessata alla politica della guerra. Un'ottima pirata sprecata, a mio parere. Non ho sue notizie da quando è partita. Anche perché lei comunque sapeva tutta quella questione del sangue di Leonida. Ceo è molto lontana da Sparta. Come vi siete incontrate? In mare, molto tempo fa. In lei io vidi una vita migliore. In me, lei trovò la libertà. Insieme dominavamo le onde. Non riesco a credere che fossi una pirata. Quando le donne come lei decidono qualcosa, nulla può distoglierle dall'obiettivo. Grazie, io... La casa non è un luogo, è la gente con cui stai. Se non trovi quello che cerchi, qui c'è un posto per te. Vi chiederete perché non gli ho detto dov'è ora, perché tanto non ce l'avrebbe detto, ragazzi. Se ce lo diceva, cioè, è finita la missione. Fenice, deve esserci qualcuno che conosce questo nome. Eh sì, ragazzi, almeno abbiamo avuto un piccolo tassello, insomma, a questo grande puzzle che è la ricerca di nostra madre. Non pensavo di iniziare da questa isola, ma il livello suggerito era questo, quindi siamo dovuti andare qua. Ma adesso, ragazzi, possiamo tornare indietro, cioè sulle nostre scelte, e io direi di andare finalmente a trovare Ippocrate, no? Praticamente il custode della medicina moderna, no? Quello che ha poi dato inizio a quella che poi è la medicina tuttora. Insomma, c'è anche il giuramento di Ippocrate, ma lo facciamo, tutti questi collegamenti, ragazzi, li facciamo direttamente lì. Sarà un viaggio lungo. Eccomi qua, ragazzi, sono tornato. Male non fare, paura non avere. Dobbiamo parlare con Ippocrate, vediamo se lui ha qualche informazione. Un'ora fa praticamente vi parlavo di Ippocrate come padre della medicina moderna. Tutto è partito da qui, pensate un po'. Ascoltami, miserabile straccione. Pereira, dimmi dov'è o darò fuoco a questa clinica con te dentro! Ti ho già detto tutto quello che so! Non chiedo molto. Ippocrate deve dimostrare umiltà per garantire l'ordine pubblico. Deve prostrarsi agli dèi e dichiarare che deve a loro le sue capacità. Ma questo non aiuterà i suoi pazienti. Rallenterà solo il suo lavoro. Se Ippocrate crede di poter sovvertire l'ordine sociale e giocare a fare il dio guaritore... Beh, forse gli dèi stessi vorranno la loro vendetta. Sono sicuro che alzare la voce non servirà a nulla. E tu chi sei? Cerco un uomo di nome Ippocrate. Ed ecco un altro folle seguace dello squilibrato. Di al tuo empio padrone che se non intende scusarsi pubblicamente al più presto, questa sacerdotessa di Era radunerà un esercito di fedeli e lo farà chiudere. Fuori dai piedi! Grazie agli dèi se n'è andata. Temevo che questa volta mi avrebbe ucciso. Ma che cosa succede? Mi chiamo Sostrato. Criside accusa il mio padrone Ippocrate di blasfemia. È un blasfemo? Crede che al di là delle preghiere, i mortali possano avere il controllo della propria salute e guarire dai malanni. Interessante. Posso parlare con lui? Mi dispiace, non è qui. Lo troverò. Se stai per incontrare Ippocrate, posso chiederti un piccolo favore? Dipende da cosa ti serve. Potresti portargli degli strumenti. Era così di fretta che li ha dimenticati. Sì, potrei portarli ad Ippocrate. Davvero? Wow! Ma ogni cosa ha un prezzo. Beh, tecnicamente, ragazzi, essendone dei mercenari... I miei servizi hanno un prezzo. Ecco, prendi... Forse Ippocrate ti insegnerà qualcosa sull'aiutare il prossimo quando lo incontrerai. E come faccio a riconoscerlo? E forse no. Vai a sud-est del posto di guardia di Era, vicino alla grotta di Panna. Di fronte a lui ci sarà una fila di malati. Lo riconoscerai dalla calvizie, ma è meglio non farglielo notare. Quindi è un pelato. Quindi cosa provoca i disturbi di quest'uomo? Un eccesso di flegma, maestro. Direttamente, sì. Ma la vera causa è l'abbandono. L'abbandono? Un pasto caldo e dei vestiti sarebbero bastate. Ma chi poteva curarlo ha pensato che la sua condizione fosse una punizione divina, perciò l'ha abbandonato a se stesso. Critichi la tradizione. Tu devi essere Ippocrate. Sì, e sono molto occupato. Non dobbiamo dirgli che è pelato, ragazzi.
Non ci vorrà molto, dai. Non mi sembra occupato, sta. Ci vorrà solo un attimo. Paziente. Non ti sottrarrò i tuoi pazienti e i tuoi studenti? Osservazione, esperienza e sperimentazione sono fondamentali per la medicina. I miei seguaci lo stanno imparando. Vengo dalla tua clinica di Argo. Sostrato mi ha chiesto di portarti questi. Sapevo di aver dimenticato qualcosa. Sostrato è un bravo medico, ma come assistente è insuperabile. Gli hai chiesto del denaro per la consegna? Certo che l'ho fatto. Sono un Mistios. Poco generoso, ma onesto. Qual è il tuo nome, Mistios? Alexios di Sparta. Perché sei qui, Alexios di Sparta? Per i soldi! No, vabbè, sto qui perché mi serve aiuto. Ippocrate, mi serve il tuo aiuto. Scusate, raga, quando è stato tardi, detto che forse hai aiutato mia madre. La sto cercando. Vediamo moltissime madri. Portano i loro bambini da Ippocrate perché lui li possa curare. Forse i sacerdoti del santuario di Asclepio possono aiutarti. Tengono un registro dettagliato di chiunque arrivi. Ti prego, Ippocrate. Vengo da molto lontano per incontrarti. Proprio come questo paziente e quella prima e quello prima ancora. I pazienti hanno bisogno di me, ma i miei appunti sulle malattie sono stati rubati. Recuperali e ti aiuterò nella tua ricerca. Presto, ma questo paziente non resta molto tempo. Farò del mio meglio con quello che mi hai detto. Buona fortuna. Contiamo su di te. Ok ragazzi, quindi abbiamo di nuovo un bel po' di missioni da fare. Dobbiamo andare a parlare con i discepoli per capire se sanno qualcosa. E in più qualcuno si è fottuto gli appunti di Ippocrate. Ragazzi, mamma mia, sono tornato, eccomi qua. Di nuovo taglierò, cioè ve lo dico ragazzi, taglierò di proprio di netto tutte quelle missioni dei discepoli, perché sono completamente inutili. Raga, c'ho paura che stiamo entrando nella spirale del fai questo. Erano tutte, io andavo dal discepolo, il discepolo mi diceva: ah, se fai questo io ti aiuto, ti dico, facevo la cosa, e poi mi diceva qualcosa di inutile. Fino a che, ragazzi, non mi hanno indirizzato adesso da questo midone, sperando che, insomma, almeno lui sappia qualcosa. È il sacerdote anziano e si è tagliato la lingua, perché a seguito di un evento, insomma, talmente traumatico, che ha deciso di tagliarsi la lingua. Spero che sia quello di nostra madre. Ho capito, ragazzi, che effettivamente qui a Sparta c'è venuta... no, il capitano, bestia. Vabbè, giustamente lui sta qui dentro la locanda, ragazzi, vabbè. Insomma, ragazzi, quello che ho capito io... Cioè, c'è stata effettivamente una donna spartana che è venuta qui da questi discepoli di... non mi ricordo, vabbè. Perché praticamente, ragazzi, che facevano questi discepoli? Accoglievano gli orfani e le donne in difficoltà. Ora è successo che una donna effettivamente da Sparta è venuta. Ah, eccolo, va, l'abbiamo trovato. Ehi, ma non ce l'hai la lingua, dove vai? Guardie! Sono morte. E tu devi essere Midone. Lui non parla. Lo so. Così dicono. Sono qui per scoprire perché. È stata Criside a fargli questo. Credevo se lo fosse fatto da solo. Per dimostrarle lealtà. Io mi chiedo, perché Criside vorrebbe che un sacerdote anziano si tagliasse la lingua? Midone è un uomo amorevole e generoso. Voglio risposte da lui, non da te. Parlami della donna spartana e della bambina. Ma non c'ha la lingua! Può solo rispondere sì o no. Ma infatti, comunque quella Criside, ragazzi, ha dato ordine a tutti i discepoli di non parlare so con noi. Criside ha voluto che ti tagliassi la lingua. La notte in cui mia madre portò qui mia sorella, tu e i tuoi sacerdoti la credeste morta. E Criside non vuole che questa storia venga raccontata. Non è andata così! E tu cosa ne sai? Sei troppo giovane. Mi ha raccontato la storia molte volte prima che quella strega lo rendesse muto. Cercò di salvare la bambina. Fece tutto il possibile. Oh, dici. Non ti credo. Morta. Come può essere morta? Non so cosa dirti. È già incredibile che sia sopravvissuta così a lungo. La caduta è stata devastante. La mia bambina. La mia bambina. Ascolta, non possiamo fare più niente per te. Ti consiglio di metterti in cammino. Sia lode a Hera. Morti! Sono morti tutti e due. Pianse per quella donna spartana, così lontana da casa.
Sua figlia era molto grave. Respirava a malapena. Quindi, ragazzi, mi viene da pensare che lei ha ripreso Cassandra dopo la caduta e l'ha portata qui. Dimmi, ti prego, che cosa accadde? Ah. Nemmeno Apollo poté salvare la bambina. Midone mi raccontò delle lacrime della donna spartana. Teneva in braccio la figlia. Le cantò una canzone prima di affidarla infine agli dei. Criside prese la bambina, non è vero? E fece in modo che ti tagliassi la lingua per nascondere la verità. Cosa? No, aspetta. Dove è Criside? Criside, quella donna lì, ragazzi, ha preso... Capisco. Criside controlla ogni bocca da queste parti. La troverò da solo. E non mi limiterò a tagliarle la lingua. Sì, perché ragazzi, sicuramente non è morta Cassandra, no? Perché l'abbiamo incontrata viva. Quindi gli ha fatto credere che la bambina era morta e se l'è presa lei. Se l'è presa sta Criside. E credo che tutto quello che abbiamo visto è successo prima di quello che abbiamo visto invece da Xenia. Perché la mamma aveva già il braccio tipo col coso degli assassini. Diciamo, dai. Ragazzi, io riprenderei da qui. Sto andando a trovare gli appunti di Ippocrate, perché adesso come missione ci manca solamente questo. Magari aiutando Ippocrate ci dice dove sta Criside. Che cosa fai? È un bordello, vai là, torna indietro. Manda Ippocrate. Il tuo comandante ha rubato i suoi appunti e credo che li abbia tu. Gli appunti scritti dal grande Ippocrate? Mi dispiace, sono andati distrutti durante l'ultimo attacco. Cosa? Mi hai sentito? La tenda medica è bruciata, ma ho imparato gli appunti a memoria prima che li perdessimo. Li trascriverò non appena avrò tempo, quando la guerra ci darà tregua. Allora, devi venire con me. Un paziente di Ippocrate morirà senza il tuo aiuto. Anche qui c'è un paziente che ha bisogno di me. Non c'è nessun altro che può occuparsi di lui. Sono l'unico medico qui, lasciami lavorare. Dal momento, ragazzi, che io sono impaziente... Non c'è abbastanza tempo. Mi servi all'accampamento di Ippocrate, subito. Boom, che destro che gli ha dato. Non so, ragazzi, se la scelta giusta è la violenza. In generale nella vita no, mai. Ma qua ci dobbiamo sbrigare. Io devo portare... Cioè, gli appunti sono stati bruciati e tutto. Non c'è più niente. Dobbiamo portare per forza... ecco no. Stiamo attenti, non lo ammazziamo. Perché ci serve, lui sa tutto. Sa tutto a memoria, quindi... Ragazzi, portiamoglielo. Tra l'altro... No. Aspetta, butta la bettera. Aspetta, c'ho la mossa. Vai, ragazzi, questo è perché l'ho potenziato e ho 5 secondi di bullet time, diciamo, no? Di tempo che rallenta prima che i nemici possano, insomma, fare qualcosa. Diciamo che sono veramente molto forte. Io, in vostra assenza, ragazzi, vado a fare missioni secondarie e cose, però non vorrei che questo gioco... avesse lo stesso problema di Origins, che tra una missione e l'altra devi salire dei 25 livelli. Per il momento ancora no, però il fatto che... cioè, ci sono ste missioni che sono un po' noiosette, ragazzi, che ti dicono vai lì, torna a quel punto, vai avanti, torna indietro, fa questo, che mi sembra che servano un po' a allungare il brodo, no? Il brodo, cioè la brodaglia. Per il momento la storia mi sta piacendo. Vabbè, comunque voi non vi preoccupate, ragazzi, perché... al massimo me l'assorbo io tutto questo e registrerò la notte con una lingua e in un linguaggio un po' così. Forse colpirlo è stato avventato, ma non potevo aspettare per sempre, e nemmeno Ippocrate. Eh no, ragazzi, perché è vero che quel paziente forse senza le cure morirà, però quanti altri moriranno senza le cure di Ippocrate, senza i suoi appunti? Quindi vabbè, ragazzi, tanto io non vi taglio niente di importante. Come sta il paziente, Ippocrate? Non ricordavo la procedura esatta per curarlo e tu ci hai messo troppo tempo. Zio, dove sono? Che succede? Alexios ti ha portato qui perché mi aiutassi con un paziente, Edimante. Io sono andato prima dai sacerdoti perché dovevo sapere di mia madre. Una causa importante, ma è costata la vita a quest'uomo. No, io sono andato prima lì, ragazzi, perché le missioni avevano un livello il più basso. Il nostro compenso dovrebbe essere la salvaguardia della vita. Un buon medico pensa prima ai bisogni dei suoi pazienti. Lo so, zio, ma se c'è un livello più basso... Oggi ho imparato una lezione. Mi prenderò un po' di tempo per trascrivere quello che ricordo dei tuoi appunti. Ippocrate, mi dispiace che il paziente sia morto, ma devo ancora scoprire cos'è successo a mia madre. Non potevo fare altrimenti, raga, mi sto sentendo... Vieni con me, dobbiamo parlare. L'alimentazione è fondamentale per preservare la buona salute. Cosa può fare davvero una mela? Beh, una al giorno toglie il medico di torno. Ma passiamo alle cose serie. So perché sei qui.
Stai cercando tua madre? Ti ricordi di lei? Ero giovane. Non sapevo come aiutarla e l'ho congedata. Ma me lo potevi dire prima, no? Ma la determinazione e la disperazione che ho visto nei suoi occhi, non sono mai riuscito a dimenticarle. Dopo quel giorno, giurai ad Apollo che non avrei mai più allontanato un solo paziente e che avrei dedicato la mia vita alla medicina. Il coraggio di tua madre mi restò impresso. Sarebbe felice di saperlo. So qualcosa che potrebbe aiutarti a trovarla. Giurai che non avrei parlato a nessuno di Dolopo e del suo passato, ma lo devo a tua madre. Chi è Dolopo? Era un sacerdote che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli orfani. Forse ricorda quella notte di molto tempo fa. Potrebbe sapere qualcosa di tua madre e di sua figlia. Cercherò quest'uomo. Grazie, Ippocrate. E vai, ragazzi. Certo, se ce l'avesse detto prima sarebbe... È tutto un favore contro favore. Ma Assassin's Creed Odyssey è un gioco di strozzini, porca miseria. Tu mi fai un favore, una mano lava l'altra e tutti e due lavano il viso. Comunque, allora, qual è la prossima mossa? Andare da sto araldo di morte. Trova il contadino e parla con lui. A quanto pare sto tizio, ragazzi, ha collaborato per anni, insomma, all'aiuto degli orfani. E potrebbe aver aiutato anche la nostra orfana, no? Visto che comunque l'avevano mandata via, pensando che la bambina fosse morta. E invece no, Criside se l'è presa, maledetta. Vai via! Calmati, è Ippocrate a mandarmi. Il grande medico si preoccupa per la mia salute? Sì. E ci servono delle informazioni. Digli che qualcuno ha cercato di uccidermi. Ucciderti? Diceva che lavori con gli orfani. È per questo che sono qui. È passato molto tempo. Ora sono solo un contadino. E io sono un Mistios. Se catturo questo criminale, parlerai con me? Lo farò. Non avevo dubbi, ragazzi. Mi sembra di giocare a The Witcher. Scoprirò chi ti vuole però morto. Però là c'è The Witcher. È stato The il vicino o il mio padrone di casa ad attaccarmi. Ma non puoi punire qualcuno se non sei certo che sia colpevole. Tornerò quando l'avrò scoperto. Poi parleremo del tuo passato. Sì, ecco ragazzi, non mi voglio lamentare, soprattutto se... A parte avevo fatto la serie di The Witcher, non so... Oh, scrivetemi ragazzi se l'avete seguita, ma era anni fa. Mi ricordo che non so quante... Forse 40 puntate ci ho messo per finirlo, ma quello era un gioco. E anche lì nella parte centrale... Questo coltello giorni migliori. Sembrerebbe di un umile contadino. Sì, il coltello di un umile contadino, però vabbè. Dicevo ragazzi, pure lì c'aveva un po' di pappa allungata al centro. Ma è di valore. Se appartiene all'aggressore... Deve essere ricco o molto fortunato. Quindi è ricco, però il coltello è del contadino. Hai visto qualcuno attaccare Dolopo? Sì, è stato terribile. Chi è stato? Non ho visto bene, ma credo che fosse quella testa calda del suo vicino. Deve aver perso il controllo. Grazie per l'informazione. Non so, ragazzi, perché mi è venuto in mente che quello è il vicino e sta dicendo questo una fesseria. Questo tessuto nero è degno di un re. Potrebbe servire anche come maschera. Attenzione ragazzi, ci abbiamo due cose che depongono a favore del vicino e due del proprietario. Mistios! So chi è stato. Chi pensi che sia? Chi ha cercato di uccidermi? Allora ragazzi, non lo so. In cuore mio io penso che sia il padrone di casa, perché penso che sia ricco. Ma si è glitchata la missione. Il padrone di casa. Ok. Ma certo, vuole togliermi di mezzo. Mi occuperò di lui. Fai attenzione, ti prego. È pericoloso. Sì, ho dedotto che sia il proprietario, ragazzi. Però chi lo sa, cioè, nel senso... abbiamo 2-2. Ho pensato che, visto c'è un'armatura costosa e, insomma, del tessuto pregiato, ho pensato che potesse essere il proprietario di casa. Però potrebbe essere anche il vicino, perché, vi ripeto, la missione si è glitchata e non si trovava il quinto. Ma proprio con glitch, Quatti come gatti, ragazzi. Anzi, non manco quatti come gatti, perché io sto registrando da ore. Ormai, ragazzi, sto smattando. Ehi, guardalo. Guarda quanto sono sfigato. Ho beccato il capitano. Per capitano Anno ho beccato, bestia. Vai, perché non lo assassina? Oh. E niente, ragazzi, non mi ha fatto l'assassino da dietro. Che sta succedendo? Forse non lo devo uccidere.
è morto. Fai rapporto al contadino. Ragazzi, non so più che sta succedendo, ma ho questa missione glitchata. Il tuo padrone di casa è morto. Aveva molti segreti. Era uno di quei tizi, vero? Io non riesco a... Ecco, prendi. Ti sarà utile. Volevi sapere qualcosa? Ippocrate ha detto che lavoravi con gli orfani. È così, ma Criside mi ha fatto smettere. Criside? Dove l'hai vista l'ultima volta? Nei boschi, vicino al santuario di Asclepio. Ma è stato molti anni fa. Cosa ha fatto Criside di così terribile? Prendeva i bambini e insegnava loro cose orribili. Li trasformava in spie e persino in soldati. Non potevo più sopportarlo e me ne andai. A una riunione segreta di Delfi ho sentito Criside parlare di un grande guerriero. I bambini facevano parte del suo piano. E così è andata dall'oracolo. Sì, Criside parlava di creare un esercito con un campione al comando. Deve averlo fatto per i suoi confratelli, i mascherati. Bomba, ragazzi! Quindi, vabbè, era piuttosto chiaro, fa parte della setta. Hai fatto il tuo dovere verso Hera. Oh, non gli avrei dato un euro. Io di Criside. Bastarda. Fermi tutti. Che Hera benedica la nostra sacra famiglia. Ragazzi, leggete un po'. Per tutta la vita rapì bambini e li educò per farne di sottoposti per la setta. Quindi è stata lei a educare Deimos. E così no. Criside è la chiave per trovare mia madre. Non lo sapevo. Devo trovare l'altare di Apollo Maleara. Sì, gli ho rubato in casa, ragazzi. No, vabbè, sta cosa è assurda. Dobbiamo andare a prenderla e a fargli tanto male. Ma tanto male. Lo sentite, ragazzi? È il pianto di un bambino. Che succede? Voi bastardi, morirete qui. Eccoli, questi sono quelli della setta. Balordi, ragazzi, facciamoli fuori. Che c'è pure un livello più alto del nostro. Era quello che vi dicevo prima, cioè io vado a fare le missioni, ma in sto gioco quando sei... Vabbè, sotto di un livello ce la possiamo cavare, visto che comunque sono bello forte, eh. Cioè, ho bei punti abilità, però... Tra l'altro, ragazzi, quanto è brutto. Cioè, è brutto nel senso... Avrete notato due cose, innanzitutto. La prima è che ai colpi ho tolto sotto suggerimento vostro i numeri, cioè non si vedono più i colpi, che non so quanto tolgo. Fatemi sapere, ragazzi, se lasciarlo o così o rimetterlo, perché vabbè. Cioè, secondo me, vabbè, cioè troppi numeri faceva schifo, però con i numeri ti rendevi conto quanto li levavi. Questa sarà un po' una sfida difficile, perché questo c'ha lo scudo grande e io non glielo posso prendere. Vedete, non glielo leva, vabbè. Insomma, vi dicevo... Un livello magari ci sta pure, ma un po' di più diventa veramente infattibile, diventa difficile, eh. Cioè, muori. Però io, ragazzi, ho mosse e contromosse. Guardate quanto sono fregno, porca miseria. E sono vestito malissimo, cioè è brutta l'armatura che ho. Tra l'altro è persiana, quindi proprio uno spartano che veste persiano, direi sei out qui. Però è bello forte, un sacco raro. Però, ragazzi, vediamo che ci dice Criside. Pare che la sete di sangue scorra nelle tue vene, ombra dell'aquila. Non osare parlare della mia famiglia, serpe! Ricordo la notte in cui tua madre mi portò mia figlia. Così piccola, mia figlia! E patetica, a piangere sotto la pioggia. Se solo avessi saputo che Mirine aveva due figli. Ma eccoti qui, la mia famiglia ora è al completo. Che ne sai tu di famiglia? Sottrai i bambini alle proprie madri! E zittisci chiunque ti sbarri la strada. Zittisco. È stato Midone a decidere di tagliarsi quella stupida lingua. Parlo di Dolopo, che i tuoi sgherri della setta hanno cercato di uccidere. Avrei dovuto uccidere quell'idiota di mio figlio anni fa. Sì. Il tuo stesso figlio! Dolopo mi ha voltato le spalle la notte in cui salvai tua sorella. Era troppo stupido per capire che il destino della bambina era legato al mio. Hai lasciato che mia madre credesse che sua figlia fosse morta. Ma lo era. Ah, come pianse quando il suo piccolo cuore smise di battere. Ma poi mi presi cura di lei. La misi proprio su questo altare. Implorai gli dèi di risparmiarle la vita e loro mi ascoltarono. Che ne hai fatto di mia sorella? Io le salvai la vita.
insegnandole a soffrire, a conoscere il dolore così bene da imparare ad accoglierlo come un vecchio amico. E ora lei infliggerà quel dolore a tutto il mondo greco. Tu la torturasti! Era solo una bambina! Le insegnai come sopravvivere. I deboli non hanno alcuna speranza in questo mondo crudele. Perciò io la resi forte. Dove andò mia madre quella notte? Quella rammollita strisciò fino alle colline di Corinto. Il mercante avrebbe dovuto ricondurla da me, ma non si nasconderà per sempre. Lei ci darà altri figli. Ti trapasserò la gola con la mia lancia per il dolore che hai causato! Il mondo stesso è dolore, e io donai a Deimos la forza per affrontarlo. Tua madre era una debole e piangeva come un maiale sull'altare. Sono stata una madre migliore per sua figlia di quanto lei potesse mai essere, e potrei esserlo anche per te. Ragazzi, non si tratta solo della mia famiglia. Tu e la tua setta state distruggendo il mondo greco. Non provocate altro che sofferenze. Parli di sofferenza, ma vieni qui intriso di sangue a minacciarmi di morte. Sei spietato, proprio come tua sorella. Guarda, lascia che te lo mostri. Sta maledetta, ragazzi! Oh, ho salvato il bambino, ma... Figlio mio! Forse... Questo bambino è tuo? Stava per morire. Criside mi ha detto di portare un dono a Hera perché lo proteggesse. Criside ha dato fuoco al tempio, con me e il bambino all'interno. Criside è una serva di Hera. Fa ciò che deve essere fatto. Ciò che deve essere fatto? Ma che sei stupido? Ha lasciato che tuo figlio bruciasse vivo. E tu l'hai salvato. Che gli dei ti benedicano, Mistios. No, vabbè, io ragazzi. Non so se c'era la scelta, non ci ho fatto caso, ho preso una cosa distinto. Ma, cioè, a saperlo... Non so se salvare il bambino sia stato giusto. Il regno del terrore di Criside deve finire. Se Criside ha detto la verità, Mirine crede che mia sorella sia morta da molto tempo. Criside non può cavarsela! Ucciderò quella maledetta! Assolutamente, ragazzi! Meno male che quest'ultima fase mi ha fatto un po' rinvigorire, perché ci sono stati momenti un po' così... Cioè, Criside, oltre che è scappata, quindi... silenzioso. Sì, dobbiamo prenderla in qualche modo. Cioè, ci ha pure rivelato il perché, o almeno questo è quello che mi è sembrato di capire, del perché cercano nostra madre. Perché così può dare alla luce altri pargoli col sangue degli dèi, no? Come Cassandra, eccola. Non la posso seguire, vedete, perché non si sa dove sta. Criside, gli altri ragazzi li ho fatti un po' fuori. Fatemi sapere che ne pensate a sto punto, ragazzi. Ci abbiamo ancora... da andare a scoprire, insomma, quello che è l'amica, quella lì di Alcibiade. Però io, in vostra assenza, mi vado a uccidere qualche membro della setta, in modo tale da potenziare ancora una volta la lancia e quindi, ragazzi, diventare ancora più potenti. Ragazzi, io vi do appuntamento ai prossimi video. Saluto a tutti da Max Rocha. Magari la prossima volta di giorno. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.